adattazioni e poi al macello. Stanno così bene che muoiono presto. Ma vi sembra logico che uno che sta bene muore presto? E vi sembra logico che uno che muore presto possa produrre degli alimenti ottimali per l'uomo? Signore, non ci siamo. Non ci siamo. Io ho insegnato 45 anni per sedere. Bisogna tornare indietro. Mangiare il vino, ma mangiare come mangiavano i nostri nonni. Vi faccio un altro esempio. Avete sentito sui giornali i salumi, le sostanze che si usano nei salumi che sono dannosi per la salute umana? Quando io ero ragazzo, esistevano ancora i maiali con tanto di grasso. Quei maiali producevano nei salumi per la cui conservazione c'era bisogno di una sola cosa, il sale. Perché quella carne lì fisiologicamente si conservava. Dopodiché sono arrivati i medici, il grasso fa male e abbiamo creato i maiali magri. E questi maiali magri, per poterne conservare la carne, ci dobbiamo mettere di tutto e di più. E quindi anche io sono d'accordo che quei salumi non vanno bene. Ma perché non vanno bene? Perché abbiamo stravolto tutto. I maiali che impiegavano 2 anni per darci le salsicce, quelli producevano una carne che di per sé si conservava. La conservavano i nostri nonni, la conservavano i nostri antenati. Ma quando dico antenati, parlo di oltre 2000 anni fa. Nel Veneto le salsicce si chiamano lugariche. Perché? Perché quelle salsicce furono portate a Roma dalle schiave che stavano in Lugaria. Quindi vedete quanti anni fa. E certamente allora a quei tempi non esistevano i draghi, a quei tempi non esistevano tante porcherie. Perché quei maiali erano in grado di autoconservarsi, perché erano degli animali che fisiologicamente crescevano in un certo modo. Oggi l'economia ci ha detto: dovete produrre al costo più basso, al prezzo più basso. A Napoli dici, ma tanto spiega e tanta pena. Non se ne vede. Dobbiamo scendere il costo. Benissimo, acqua o l'acqua è fresca. E questi sono i risultati. Per cui, premesso che quello che hanno detto questi giorni dimostra ancora di più come le persone più competenti in questo settore sono i medici veterinari, perché erano stenditi di tutti i colori. E gli studenti mi dicono, ma voi perché non glielo dite a questi? E dico, perché in televisione va a parlare, ti garantisce di dire ciò che al potere conviene. A me non ci fa niente, state tranquilli. E questa è una cosa gravissima, una cosa gravissima, perché io perché dico alla nostra categoria e dico agli allevatori: voi dovete avere più contatti con i consumatori, perché finché ai consumatori certe frottole vengono dette sempre dagli stessi personaggi, non andiamo da nessuna parte. Perché se gli facciamo capire quali sono gli alimenti e quali sono i veri alimenti, noi daremo uno scossone all'economia zootecnica, che se lo ricorderanno. Però dobbiamo riuscirci. Anzi, ci dovete riuscire, perché io sto scadendo, quindi non toccherà più a me. È un messaggio che lancio a voi.